Benvenuti in questo viaggio alla scoperta di orti e giardini planetari. In questo programma andremo nel nostro territorio a visitare e conoscere quei luoghi un po' insoliti, curiosi, che però hanno molto da insegnarci. Ma che cos'è il giardinaggio planetario? Il concetto è stato inserito nel 97 dal paesaggista Gilles Cleman e si inserisce all'interno di un concetto di terzo paesaggio. E questa è l'ultima definizione che vi dirò, poi andremo a ruota libera. Che cos'è il terzo paesaggio? Il primo paesaggio sono quei luoghi incontaminati dove non vediamo l'opera dell'uomo, quelli in cui tutti noi vorremmo vivere. Il secondo sono quegli spazi dove l'uomo invece, costruendo quei luoghi antropizzati, si è formato quel classico paesaggio di colline toscane che noi conosciamo, fatte da olivi, filari di cipressi, case coloniche e giardini. Il terzo paesaggio invece sono quelle rovine di archeologia industriale, come quella che vedremo oggi e molte zone del nostro territorio, che invece hanno da raccontarci, da educarci, dove possiamo trovare delle porzioni di giardini planetari molto interessanti. Andiamo a scoprirli. Il luogo dove ci troviamo oggi ha qualcosa di davvero straordinario, non solo dal punto di vista estetico, perché è molto interessante la struttura architettonica di questa archeologia industriale, ma anche dal punto di vista etico. È un ex zuccherificio, ha iniziato la sua attività nel 1899, quindi qua portavano le barbabietole per la produzione dello zucchero con i carri, con i buoi. Poi il prodotto finito veniva portato fuori con le rotaie dal treno dell'epoca. Tutto si è dismesso nel 1971, quindi poco meno di 100 anni. In questo luogo, se vogliamo, si è un po' snaturata l'identità del territorio. Infatti centinaia di ettari sono stati coltivati a barbabietola, una vera monocoltura del tempo. Ma oggi cosa possiamo realizzare con questo vuoto architettonico, che comunque esteticamente è affascinante, realizzato in laterizio con degli stucchi, delle cornici, delle pareti? E è molto interessante anche ciò che rimane degli infissi e della parte dei macchinari utilizzati per la costruzione. Occupandoci di giardini e di piante, non possiamo invece andare a vedere quali sono le valenze botaniche che troviamo in questo luogo. Fra le piante spontanee, fra le piante pioniere di certi luoghi dimenticati dall'uomo, non possiamo non citare lei, l'edera. L'edera helix, questo sempreverde rampicante, è stato sempre un po' odiato, bistrattato dall'uomo, è sempre a tagliarlo da questi alberi o dai muri o dalle pareti. In realtà questa pianta ha da dirci molto, oltre alla sua rusticità e al fatto comunque che copre le pareti e il fatto che è un sempreverde, rappresenta un nutrimento per molti insetti utili al nostro ecosistema. Parliamo tanto di api, della scomparsa di questo insetto, parliamo tanto di biodiversità, anche faunistica, ebbene le bacche dell'edera sono il primo nutrimento di molti uccelli e i fiori dell'edera sono ottimi per la produzione di miele. Oppure il rovo, il classico rovo, chi di voi non è andato a far more? Ecco, il rovo lo troviamo tipicamente anche in questi luoghi. Se noi ci affacciamo, ad esempio, all'interno di questo spazio, troviamo un filare di parietaria, un'erbacea spontanea, un rovo ricadente e addirittura un albero di fico. Ebbene, il rovo, i germogli del rovo in primavera sono ottimi. Colta la punta, lessata con un po' di olio, sale e limone, può essere sia mangiata oppure messa in acqua una notte. È utilizzata per rimineralizzare il corpo. All'interno di questi luoghi di rovi ne troviamo a quantità. Inoltre c'è la bellissima parietaria, la cosiddetta vetriola. Forse qualcuno di voi se la ricorderà perché un tempo, nelle tradizioni toscane, veniva pulito i fiaschi, il vetro, perché questa pianta ha una superficie fatta un po' di pelo che permette quindi di pulire facilmente l'interno dei fiaschi. Inoltre la vetriola è anche commestibile, quindi tolto diciamo il gambo e tolto il picciolo può essere cucinata, una pianta commestibile. Viene da Paries, in latino Paries vuol dire muro vecchio, quindi nasce proprio dal luogo dove si inserisce perfettamente. Vedete che piante che hanno quindi una certa virtù le troviamo proprio dove ci sono i muri vecchi. Oltre però alle erbacee, alle rampicanti e alle ricadenti, andiamo ora a vedere quali sono gli alberi che stanno dominando certi luoghi e che hanno qualcosa comunque da insegnarci. Questa che troviamo per strada che cos'è? È la nostra robinia pseudo-acacia, in Toscana la chiamiamo la cascia. La cascia, con queste spine enormi, è stata importata dall'America.
ma ci dimentichiamo che questa pianta, che è vero ha infestato un po' i nostri territori, è stata anche molto utile, no? Parliamo tanto di frane oggi, è una pianta che con le sue radici trattiene i nostri terreni. Inoltre questa bella foglia composta ci ricorda che è una leguminosa. Le leguminose a cosa servono? Servono a fissare l'azoto nel terreno, quindi comunque le foglie, quando cadono, quando sono fresche, sono utili per fare una pacciamatura nel giardino e nell'orto, per dare azoto al terreno, e può essere quindi utilizzata anche per opere di ingegneria naturalistica. È stata molto usata anche nella costruzione di mobili e di opere a sostegno appunto delle frane. Un altro albero di cui non possiamo non parlare è l'ailanto. In Italia questa pianta è odiata, proprio bistrattata. La ignoriamo. Beh, l'ailanto è una pianta molto particolare. Noi la chiamiamo il puzzone perché se rompiamo le foglie all'ailanto sentiamo un odore davvero sgradevole. E il legno effettivamente non è un granché. L'ailanto è una pianta infestante. In tutti i luoghi la troviamo, nelle nostre campagne, ai bordi delle autostrade, dove siamo adesso, nei luoghi dimenticati. Però in Oriente, da dove arriva, è cinese, è una pianta che è chiamata il toccacielo, Ailanthus altissima, il nome scientifico. Quindi è la pianta che più rapidamente raggiunge il cielo. In pochissimo tempo, a volte se passiamo con la macchina ce ne dimentichiamo, lei riesce a raggiungere il cielo in poche settimane e fa anche diversi metri. Però siccome in Italia non ne abbiamo trovato un utilizzo che ci accontentava, l'abbiamo così ignorata e non solo, adesso gli facciamo la guerra. Ma la curiosità è che l'Ailanthus altissima la ritroviamo nei più antichi manuali di medicina cinese. Eh sì, i nostri amici la utilizzavano e la utilizzano ancora ora per la cura delle malattie mentali. In più è molto interessante che sia la pianta, è una pianta eroica, è la pianta che più di tutte riesce a raggiungere il cielo rapidamente. E guarda caso si utilizza nelle malattie comunque della mente, no? Che ci porta un po' a ambire in alto. Beh, io cosa posso consigliarvi? Senz'altro va contenuta, perché la biodiversità del nostro territorio non può certo essere messa in discussione da una sola varietà orientale, e una delle tecniche può essere di non togliere continuamente i grandi tronchi, i grandi polloni, semmai selezionarli, limitarli, lasciarne qualcheduno per fare delle belle chiome d'alianto, delle belle chiome da ombra dell'albero del paradiso. E poi le altre, si sa, lasciarle un po', contenerle per permettere comunque ai lecci, ai pioppi e agli altri alberi del nostro territorio di svilupparsi naturalmente. Resto sempre affascinato dai fiori e dai semi che si osservano dopo la fioritura di certe piante. Quella che ho in mano è il fiore della Vitalba, Clematis Vitalba. È molto affascinante che il fiore si bagni con l'umidità della notte e poi il giorno, con il sole, si formano questi piumosi semi che con un soffio di vento si risemina. Questo è l'achenio che si prepara proprio a essere riseminato, quindi sono le piume ancora prive della parte più setosa, più spumosa. Ma cos'ha di affascinante e da insegnarci una pianta così odiata, anche questa, così infestante? Beh, intanto è un arrampicante, sì, considerata tossica, perché contiene molte saponine, ma comunque i germogli freschi sono commestibili. In più lei radica ovunque, sui muri, in terra, sulle pareti, ricade, ricresce, e il fiore di Bach, utilizzato nella cura delle persone, serve proprio a questo, nella nostra cura, serve a non stare troppo così con i pensieri in aria, con la testa fra le nuvole, ma a mettere i piedi bene in terra. Come fa lei? Magari lo fa proprio per farci porre l'attenzione su luoghi come questo, un po' ignorati da decenni, che avrebbero bisogno invece di essere rigenerati, riqualificati, utilizzati dalla mano e dalla mente dell'uomo. Guardate che meraviglia questi tralci di Vitalba, che un tempo fra l'altro dai giovani ragazzi venivano fumati come fossero sigarette, con questi spumosi fiori verso il cielo. Ecco, la Clematis Vitalba è una delle tante piante spontanee e rustiche che comunque hanno qualcosa da raccontarci nel nostro viaggio. Fa un certo effetto trovarsi accanto a un edificio così grande utilizzato per la produzione di un solo prodotto. Qua ha aiutato molto anche la presenza dell'Elsa, questo fiume di oltre 60 km che comunque permetteva, attraverso la qualità dell'acqua e anche l'energia del fiume, di creare una produzione così importante. Adesso però il problema è come anche riqualificare questo luogo, e anche qua le piante potrebbero suggerirci qualcosa. Camminando ho trovato la classica sanguinella, che troviamo, no, accanto ai salici, e che un tempo era utilizzato
era utilizzata per intrecciare, per fare tutte quelle opere di ingegno manuale che oggi in realtà si sono perse. Pensate come sarebbe bella una scuola in realtà dove si educa, dove si insegna a fare le cose con le mani, che oggi si è persa. Non solo quelle di un tempo per rievocare il passato, come ad esempio l'intreccio dei cesti, ma anche con cose moderne che in fondo oggi il troppo sviluppo anche dell'industria ci porta a pensare. Ho trovato l'alaterno, Rhamnus alaternus. È un sempreverde, rustico, spontaneo. Che cos'ha di caratteristica? Ma innanzitutto ha una foglia coriacea che non si ammala mai, quindi non servono trattamenti antiparassitari, anti niente, ma ha la caratteristica, se messo in acqua, acqua bollente, produce e può diventare una tintura naturale straordinaria. Fa un giallo che forse voi non avete mai visto. Quindi potremmo anche insegnare in una scuola del genere a colorare i tessuti naturali con delle piante naturali, come ad esempio l'alaterno. Un'altra pianta che in questo momento è molto esuberante e si fa vedere lei è il piracanta, fa queste bacche rosse molto abbondanti di cui appunto si nutrono gli uccelli. Quindi questo per dire che innanzitutto le piante rustiche ignorate o comunque cosiddette infestanti che nascono qui sui marciapiedi di un edificio dismesso, anche stavolta possono farci vedere la natura e ciò che accade da un altro punto di vista. Qui è nato sotto quest'edera l'alaterno, sempre verde, spontaneo, e anche lui, oltre a fare questa tintura naturale, fa un giallo strepitoso, è una pianta che se si va a comprarla in vivaio, un vaso 18 ci costa comunque intorno ai 10 euro, 7-8 euro di sicuro. Pianta molto rustica, fa tra l'altro queste foglie ha un dimorfismo strano, quindi fa da una foglia larga così a una foglia stretta così. Però può essere un buon sostituto all'alloro, alla fotinia, a tutte queste piante che si continua a usare. Qui è nata spontaneamente, non si ammala, nessuno gli dà noia, fra l'altro è nata in questa nicchia di edera che ora va proprio a fare quella bacca di cui si nutrono gli uccelli. Questa meravigliosa edera che sta facendo tutte queste bacche, che va in produzione proprio adesso, cosa c'era al di sotto? C'era un edificio, sempre un posto industriale, realizzato in ferro, che era utilizzato per lo stoccaggio della barbabietola da zucchero. Siamo sempre intorno allo zuccherificio. Ma mentre entravo in questo luogo molto particolare, osservavo che c'è un arrampicante di cui non vi ho parlato. Sicuramente tutti conoscono, la chiamano l'attaccamani, lei rimane attaccata ai vestiti come niente. Ma in realtà che cos'è? Lei è la robbia. La robbia, che in realtà non è molto utilizzata, la radice della robbia fa un colore, a proposito di tinture, un rosso strepitoso. Basta cogliere la radice di questo rampicante, messo in acqua bollente, e iniziare a colorare i tessuti naturalmente. Eccoci, addentriamoci un po' in questa rovina. Questo non è altro che il luogo molto ampio dove veniva stoccate le barbabietole. Siamo sulla direzione dell'argine, del fiume Elsa, e osserviamo le chiome. Oltre quindi il ferro arrugginito vediamo i pioppi bianchi, il Populus alba, queste cortecce bianche, meravigliose. Ecco, il pioppo, il Populus, viene dal latino che vuol dire popolo. Se provate a mettervi sotto le chiome dei pioppi quando c'è un po' di vento e a chiudere gli occhi ad ascoltare, sentite come l'applauso di un popolo, è un'esperienza meravigliosa. Ed è curioso comunque che luoghi così ampi, che potrebbero ospitare molte persone a fare cose, a conoscere cose, a riqualificare cose e luoghi, un luogo del genere sia popolato oggi proprio da questo tipo di alberi. Ma perché abbiamo parlato di piante in luoghi così abbandonati, degradati e anche complessi? Piante come ad esempio la vitalba, l'edera, l'ailanto, la cascia. Beh, perché osservando la natura molte volte ha da consigliarci, ha da educarci, ad esempio all'apertura, alla diversità. Rigenerare i luoghi osservando questa diversità impone una ricchezza, una salubrità dei luoghi, crea degli ecosistemi molto sani anche per la nostra vita in relazione alle piante. Ebbene, questa è solo una delle tappe del nostro viaggio in questo territorio straordinario e di queste conversazioni con la natura per orti e per giardini planetari.